Care amiche ed amici, eccomi di nuovo fra di voi. Come vi ho detto, ho dovuto interrompere per delle faccende domestiche. In particolare, scendendo nei dettagli, sono dovuto andare alla pianta di limoni a cogliere dei limoni. Ne ho tagliati 3, gli altri erano troppo piccoli, questi invece già erano belli maturi. Mi ritorna in mente, con nostalgia, quando nella prima metà del 2013 ho iniziato a usare Spreaker. Che emozione, anche se era la seconda versione dell'applicazione. Mi ricordo l'emozione di poter trasmettere dal vivo, dal cellulare, incredibile, altro che mettersi nel computer da scrittorio, nel PC. A trasmettere. Il mio Galaxy Young 5360 si trasforma in un microfono e posso trasmettere anche dal giardino di casa. Impensabile, veramente il wifi ti libera dalla schiavitù del computer da scrittorio. Purtroppo il vostro Shantenchan è povero, perché altrimenti mi comprerei un Note 4 oppure un cellulare di 1000 o 2000 euro, mi basterebbe uno di 1000, ma ho questo cellulare che col tempo sta diventando una chiavica. Allora voi vi chiederete, come faremo ad aiutare il nostro amico? Io sono disoccupato, ma una forma di aiutarmi l'avete, anche se magari purtroppo molti di voi saranno disoccupati come me. La solidarietà fra di noi è molto importante. Allora, in che consiste questa solidarietà? Fra i link di questo canale radio Spreaker troverete il mio canale di YouTube. Allora vi invito a tutte e tutti voi, anche perché mi piacerebbe compartire il mio materiale con tutte e tutti voi, di andare a guardare i miei video nel mio canale di YouTube Shantenchan, votare quelli che vi piacciono, metterli, quelli che vi piacciono ancora di più, nella lista dei preferiti, che quello anche conta, e fare clic nei banner pubblicitari. In più, naturalmente, vi inviterei anche ad iscrivervi nel mio canale di YouTube. E quindi vi ringrazio fin da adesso per seguire tutti questi miei suggerimenti, per come aiutarmi, perché io faccio con grande devozione i video che carico in YouTube, sperando di poter comunicare qualcosa agli altri. E poi, quanti di voi mi ascoltano, che di solito ci sono massimo 7 persone ad ascoltarmi dal vivo, e poi nel giro di qualche mese magari 14 persone in tutto ascolteranno le mie tracce in Spreaker, vi pregherei, io non so come, a volte devo cercare le risposte a, se voi mi scrivete qualcosa, se non scrivete nel mio email o direttamente, perché a volte io non controllo le email, ho troppo spam delle piattaforme sociali, e quindi fatemi qualche trasmissione e linkatemela. Comunque mi piacerebbe che chi di voi avesse un canale di YouTube me lo faccia sapere, così vado a guardare i suoi video. Poi mi piacerebbe avere dei video risposta ai miei video, quindi fate dei video e mettetemi come risposta il link nello spazio dove si rispondono i video di YouTube. Beh, dicevo, quante cose che sono successe negli ultimi 3 o 4 mesi che io non trasmetto più in Spreaker. Perché? Perché a volte, avendo il cellulare alla mano, preferisco fare un video per YouTube. E ne ho girati molti. Ho superato i 400 video in YouTube. E c'ho 168 iscritti e 59.000 visioni del canale, più o meno, o 60.000. Purtroppo non è un numero di visioni così alto come perché mi diano dei soldi ogni mese e possa pagare tutte le mie spese. Diciamo che un numero di visioni alte per essere un canale che è stato fondato il 2 febbraio
del 2013, per cui già c'ha il febbraio che viene 3 anni in pratica. E 58.000-60.000 visioni, forse arriverà fra qualche mese a avere 70.000 visioni. Non è male, però non è neanche nulla nel mare magnum dei canali di YouTube. E quindi prego a tutti e tutti voi che mi seguite in Spreaker di aiutarmi anche a fare di meglio. Perché se avessi maggiori risorse economiche potrei fare di meglio. Comunque la cosa più importante è quell'entusiasmo che ci fa registrare in Spreaker e anche in YouTube e di compartire idee e materiale. E adesso sono molto preoccupato per l'Ebola. Perché non abbiamo controlli sanitari alle frontiere, perché i portatori possono essere sani fino al 21° giorno, non ci sono controlli sufficienti, vengono dei barconi di poveri disgraziati, basta che uno di loro abbia intrapreso l'odissea malato che si ammalano tutti gli altri, come è successo in Texas. Che adesso controllano centinaia di persone che hanno viaggiato negli stessi aerei, di persone che hanno viaggiato nell'aereo di gente.